Parliamo ora con una giovanissima, Mariella Antoci. Domenica ha dato un ottimo contributo alla squadra con i suoi 30 punti e sicuramente appunto penso che questo contributo lo darà anche nelle altre domeniche, anche perché è una persona molto esperiente. Poi come ragazza è simpaticissima e quindi cioè, ci troviamo tutte bene. Spero che cioè, sicuramente nelle altre partite darà sempre il massimo come ha dato domenica. Quindi è basta. L'allenatore ospite, vale a dire l'allenatore Monaco, ha mandato in campo il secondo quintetto, Gesuita, Mari, Liotti, Campo e Pacchiano. Intanto Antoci va a realizzare i primi due punti, mentre Leggio manda in campo Antoci, Ferra, Gozzi, Occhi, Pinti e Molè. Quindi la palla ritorna alla formazione locale che conduce per 2-0 quando sono trascorsi circa 50 secondi dall'inizio della partita, con Antoci che ha ricevuto la palla da parte della Occhi Pinti. La palla su Franca Molè, da questi ancora a Mariella Antoci per Francesca Fera che tira il tiro e realizza due punti anche per la Fera, 4-0 il punteggio. Rimbalzo di Occhi Pinti, Molè ancora per la formazione ragusana, serve Antoci, bene, imbeccata bene, assist vincente dell'Antoci per la Fera. Occhi Pinti ancora fa da regina sotto le planche. Ed è ora Fera che restituisce il passaggio a Mariella Antoci che va a realizzare. Quarto punto di Mariella Antoci, 12-11 il punteggio per la Poiatti Raguso. Tre punti da recuperare per il Trapani. Occhi Pinti, ancora Antoci, va alla conclusione da tre. Antoci la trova, 7 punti per lei. Perde palla d'opera della Gozzi. Fera in contropiede da Mariella Antoci che va a realizzare. Antoci, Fera. Molè dall'Antoci che va a realizzare. 11 punti di Mariella Antoci. Intercetta Valentina Guastella. Barbara Chessari, Mariella Antoci. Rosanna Eppolito, dalla distanza Mariella Antoci, realizza da tre, splendido canestro per Mariella Antoci. Mariella Antoci è felice di Bari della cestistica, l'abbiamo detto, questa è Nova Basket, non possiamo sempre dedicare tutta la trasmissione solo alla Virtus, ma a tutto quello che è il movimento cestistico a Ragusa ed in provincia. Mentre le partite più facili, diciamo sulla carta, le abbiamo fuori casa, quindi insomma già abbiamo battuto le due capoliste che sarebbero il Bari e il Rennes, quindi se stringiamo i denti appunto... Cioè partita dopo partita, insomma, segneremo il passo verso la 2, speriamo. Ti arbitro poco perché appunto la pallacanestro e poi anche la scuola, diciamo, mi porta via molto tempo. Quindi ogni volta per arbitrare una partita, insomma, sono disastri perché per far conciliare gli orari, insomma, è molto difficile. Di Gozzi entra la Antoci, rinuncia a qualche centimetro Tumino per... velocizzare probabilmente il gioco, comunque sia c'è un time out, 15 pari, quindi grande equilibrio in questa prima fase dell'incontro, 21-20, 7-15 alla fine, c'è un buon pubblico al Palazzana ma non si fa sentire. Gesuita per Noto, fermata fallosamente dalla Ferrara, in netto plateale ritardo, ha spostato la giocatrice di casa che avrà diritto a due tiri liberi. Realizza la Noto.